è la musica della banda musicale Diavola a fare da sfondo a questo momento di grande emozione, l'applauso spontaneo dei fedeli. Le campane continuano a suonare a festa. È un momento di grande, grandissima emozione. E prosegue l'evento, ecco il secondo abbraccio tra la Madonna e il Gesù Cristo. Una festa, come vedete, sempre molto partecipata. E sono tanti anche i bambini che la seguono. Tanti bimbi abbracciati e presi in braccio dai genitori per poter vedere quella che è una delle feste più tradizionali del nostro paese. Voi siete avolesi? Sì, sì. Ecco, la seguite sempre questa festa? Sì, sì. Sempre. Piace? Diciamo, sì, ci piace. A te piace la Pasqua? Hai ricevuto uova di Pasqua? Quante? Tante? Ne hai ricevuto? Ne ho presi tre, però una ce l'ho a casa. Ecco, ne hai tre, sono tantissimi, adesso li puoi andare ad aprire. Li abbiamo già aperti. Qualcuno no, sì. Aprile, qualcuno. Si aprono per Pasqua, qualcuno svela il segreto, il papà l'abbiamo già aperto. Io vi auguro una buona Pasqua. Grazie, grazie. E per i bambini anche un momento di festa con le tradizionali uova di Pasqua. Ecco che adesso la Madonna e il Gesù Cristo proseguono il loro cammino, perché l'evento si ripropone, come ho già anticipato, un po' in tutte le piazze qui ad Avola. Una festa che, come diceva anche il nostro sindaco, nonostante le ristrettezze economiche, non è stata risparmiata proprio per voler continuare a mantenere quella che è una salda tradizione qui ad Avola. Ed è sicuramente una delle feste più attese nel corso dell'anno. Una festa che probabilmente dopo il Natale a livello religioso ha un grande significato di fede per tutti i religiosi. E continua la festa. Il sottofondo delle campane della chiesa di Sant'Antonio Abate, qui in piazza. E adesso ci fermiamo, diamo spazio ai consigli per gli acquisti e torniamo tra poco. Buongiorno da Piazza del Municipio di Noto, per assistere anche da qui alla diretta del Pasqua, del rito pasquale, la pace fra la Madonna e il Signore. Oggi giorno di resurrezione, giorno di rinascita. La piazza qui nella scalea della cattedrale di Noto e davanti a Palazzo Duscezio, il municipio di Noto, è stracolma di gente, molti turisti, molti netini, molti forestieri che oggi sono arrivati qua proprio per assistere a questo rito. La Pasqua del resto con le sue liturgie, con la Settimana Santa, con la processione del Gesù morto che poi risorge, viene abbracciato dalla Madonna, ed è questo il rito a cui assisterete oggi. È uno dei riti religiosi più seguiti, e poi in Sicilia, nelle varie città, da Noto ad Avola, a Modica, a Scicli, ma anche in tutti gli altri paesi, in tutte le altre zone, i riti pasquali sono quelli più sentiti dalla popolazione, che appunto si riversa in strada e segue anche le manifestazioni che vengono proposte, spesso anche in maniera teatrale, perché vediamo i simulacri, le statue che si rincorrono, che rincorrono il Gesù, in questo caso oggi Gesù risorto, proprio per accompagnarlo in quella rinascita
che, in cui tanti si riconoscono, e il popolo, al di là della religione, c'è anche molto folklore anche in questo. La partecipazione è vivissima, infatti vediamo che in tutte le piazze della Sicilia, laddove ci sono questi riti, e oggi c'è il rito della pace, le piazze sono stracolme, c'è questa partecipazione piena da parte del popolo, da parte della gente che vuole assistere a questi momenti. E mancano pochissimi minuti, perché qui a Noto è prevista alle 13 l'abbraccio fra la Madonna e il Signore risorto, il Cristo risorto. Fra qualche minuto proprio assisteremo a questo. La gente, vedete dalle inquadrature che la regia di Salvo Lentini propone, si vede proprio, non ci sono posti, gremiti e gremito, le transenne lasciano appena lo spazio per fare passare le due statue che saranno portate a spalla dai portatori. E anche qui chiaramente avremo il momento emozionante di quando la Madonna svestirà il lutto, toglierà il mantello nero e abbraccerà il Cristo risorto. Vedete l'inquadratura in questo momento della scalea della cattedrale, piena di gente, la facciata barocca imponente del Duomo di Noto, e la gente che è assiepata, che occupa gli scalini aspettando questi pochi minuti adesso che mancano proprio per l'abbraccio fra la Madonna e il Cristo risorto. C'è, comincia un po' la fibrillazione, perché si intravede già su Corso Vittorio Emanuele l'arrivo delle statue. Dovrebbe avvenire da qui a qualche minuto, massimo 2-3 minuti, e quindi la gente già pone una certa attenzione. Vedete Giardino di Pietra in tutto il suo splendore in questa giornata estiva. Temperatura, ci si aspettava, la temperatura e il clima siciliano non ha tradito le centinaia di turisti che si sono riversati qui ad osservare questo particolare rito. Vi ricordo che siete in diretta, in collegamento con Canale 8 per tutta la Sicilia, la vostra TV amica che vi porta in casa direttamente le immagini più preziose, più particolari dalle nostre città. Un saluto per questo va a tutti coloro che in questo momento sono stati impossibilitati a seguire direttamente nelle piazze questi riti, e voi e ve li portiamo in casa, tutti coloro che sono ammalati, che hanno qualche che hanno avuto la febbre, che hanno la febbre e sono sottoposti a periodi di riposo a casa. Ecco, a voi va tutti i nostri saluti e chiaramente gli auguri di buona Pasqua. Ci rivolgiamo anche alle persone anziane che trascorrono il loro soggiorno nelle case di riposo, a tutti coloro che in questo momento dagli schermi della televisione sul canale 73 e sul canale 192 stanno seguendo in diretta canale 8. Giovanni Battaglia in collegamento da Noto per questa diretta della Paci qui a Noto, nello splendido scenario di Noto, Noto che comincia ad aprirsi alle manifestazioni primaverili. Ricordiamo che adesso da aprile in poi sarà un susseguirsi di iniziative. A maggio c'è la classica infiorata e poi l'estate netina con gli spettacoli che per lo più si svolgeranno qui in Piazza Municipio. Ecco, in questo momento vediamo la banda musicale Città di Noto che fa l'incontro, e sulla sinistra già intravediamo la Madonna col mantello nero portata a spalla che si appresta a entrare proprio in Piazza Duomo. Attenzione delle persone al massimo, seguono tutto quello che si svolge in Corso Vittorio Emanuele. Proviamo magari a sentire qualche persona che è qui presente con noi sulla scalinata della cattedrale di Noto. Buongiorno, scusi. Buongiorno. Lei è un turista o è di Noto? Sono un turista. Da dove viene? Da Genova. Genova per voi o per noi?
Per chi la vuole, tanto per quello che vale ormai. La prima volta in Sicilia? No. Più volte, tante volte che vengo in Sicilia, sì. A Noto? A Noto, sì. La prima volta? No, a Noto. È un posto che mi piace moltissimo. L'affascina? Mi piace, è bellissimo. Il barocco siciliano è splendido e la gente è meravigliosa. Risiede in qualche B&B, in qualche albergo? Come trova il soggiorno qui nella nostra zona? Benissimo, mi ci sto costruendo una casa, quindi. In che zona? A Noto, in campagna. Vicino al mare? No, qua a 2 chilometri da Noto. Ah, qua, perfetto. Il mare poi è stupendo, ora viene l'estate, insomma, ma è bello viverlo anche in questi giorni. Il mare è stupendo, peccato che la costa è un pochino più, come dire, martoriata da costruzioni non proprio belle come questa, però il mare è stupendo. Sì. Bene, grazie, la lasciamo ad assistere a questo splendido rito, grazie, buona giornata. Bene, abbiamo sentito un genovese che assiste proprio dalla Scalea, in attesa anche lui come le migliaia di persone che oggi sono qui in questa splendida giornata di sole nel Giardino di Pietra, nella capitale del barocco che è Noto, la splendida Noto che proprio in questi momenti dà il meglio di sé mostrando al numeroso pubblico che assiste a questo rito alla pace. Ecco, sulla sinistra c'è la bandiera che segnerà poi l'incontro. Ecco, le due bandiere che simuleranno l'incontro fra la Madonna che fra poco sveste il suo lutto, il suo dolore, per abbracciare il Figlio, il Cristo risorto. Ecco l'applauso già della gente alla... Vedete, parlavamo prima della teatralità anche della manifestazione, e sì, c'è, perché poi ecco in ogni città i riti della pace sono diversi nella loro spettacolarizzazione, ma la matrice è sempre quella, c'è la matrice e il significato religioso. Ecco la corsa della Madonna è spettacolare, perché proprio è una vera e propria corsa dopo l'incontro fra il Cristo risorto, vedete in piazza, ecco la Madonna che lascia il velo, e in questo momento c'è la pace fra l'applauso della gente e dei tanti presenti. Ecco, momento di festa, di partecipazione popolare, una festa coloratissima, vedete anche dalle camicie diverse indossate dai portatori della statua del Cristo risorto e della Madonna. In questo momento i fuochi d'artificio non possono mancare, sottolineano proprio la giornata di festa, una festa colorata. Entusiasmo anche fra gli stessi portatori, perché a loro dire è riuscita. Ecco il saluto ancora della Madonna a Cristo risorto. Dobbiamo dire che le Madonne che hanno questo movimento anche delle braccia sono poche e sono chiaramente vere opere artigiane, di buon lavoro artigianale, che poi ecco danno, sottolineo, nel significato cristiano di questo incontro. È proprio con la resurrezione, con la rinascita del Cristo, che si aprono le speranze. Fra qualche minuto, ecco, le due statue del Cristo risorto e della Madonna, si sta aprendo un varco nella scalea della cattedrale, perché saliranno proprio la cattedrale. Qualche altro turista, sentiamo. Lei sta fotografando? Sì, sto fotografando, è la prima volta che sono qua. Da dove viene? Da dove venite? Perché vediamo col suo compagno. Da Londra, ma io sono romana. Ah, romana? La prima volta a Noto? Prima volta. Seconda volta in Sicilia, non era mai stata, è bellissimo.